perché dà fastidio lo sfottò? E aggiungo pure che lo sfottò non dà fastidio solo alle mafie, ma qualche volta anche all'antimafia. C'è una scena, io la racconto spesso, quando finisco sui giornali per la questione delle minacce, voi sapete, poi in Italia basta che qualcuno venga minacciato e si apre un grande fratello degli intimiditi, per cui hai questa popolarità improvvisa. Con questo pericolosissimo, tra l'altro, pensiero che una persona è tanto più credibile quanto è più spessa e corposa la sua scorta, no? Anche questo è un errore su cui stiamo cadendo, e quindi non abbiamo mai chiesto a Giancarlo Caselli cosa vuol dire vivere 40 anni sotto scorta, e improvvisamente ci mettiamo a chiederlo, dico, a un Arlecchino che è capitato semplicemente contro la persona sbagliata. E viene a intervistarmi in una televisione olandese a Tavazzano con Villavesco, io ho un piccolo teatro vicino a Lodi, Tazzano-Villavesco, la terza città più brutta d'Italia, penso dopo Gela e San Donato Milanese, e una televisione olandese che mi intervista, quindi con fare molto olandese, e alla fine dell'intervista mi dice: sì, no, l'intervista è andata molto bene, però l'unica cosa, se riuscissimo a essere un po' più intimiditi. E questa è una cosa che a me ha sempre colpito, perché in realtà la risata, che è una risata che non applichiamo solo in scena, non applichiamo diciamo solo nel momento di esposizione pubblica, è una risata che poi in realtà abbiamo, noi ci divertiamo, cioè, ho visto carabinieri fare cose che potrebbero rovinargli la carriera, dico, a stare con me tutto il giorno, quindi e abbiamo una visione, diciamo, molto ottimistica, perché poi io fondamentalmente sono molto ottimista in questa battaglia. E la risata in realtà è l'unico nostro modo di vedere questa cosa, ma perché? Perché un po' perché è curativo per noi, perché l'Arlecchino ci insegnava che per essere professionali nel fare i giullari bisogna essere assolutamente capaci di non prendersi troppo sul serio, oltre a non cadere nell'errore di raccontare la propria di storia a scapito di quella degli altri. E poi perché, per come abbiamo noi incocciato la criminalità organizzata, è stata una storia ridicola, è stata comica, un po' il sindaco, un po' il sapere o l'immaginare il sapere. Guardate, io mentre ero a Gela con Rosario Crocetta, ho fatto dei giorni ovviamente in cui lavoravamo allo spettacolo, e noi ridevamo moltissimo perché pensavamo al sindaco Finocchio che camminava sul lungomare con il giovane attore con i capelli lunghi e gli occhi azzurri, no? Immaginavamo che cosa avrebbero potuto, cosa avranno detto sicuramente gli uomini di Rinzivillo e dell'Emanuello. E mentre ero giù in Sicilia, mentre cominciavamo a cercare di raccontare questa storia, usciva tutta la grettezza della criminalità organizzata, che è una grettezza non criminale come ce l'hanno rivenduta o come ce la vogliono rivendere, perché finché noi faremo credere che loro sono di una negatività straordinaria e che i buoni di questa storia sono straordinari, e allora se la storia non diventa ordinaria e quotidiana, sarà sempre una storia per delega, quindi sarà sempre una storia per cui ci sarà bisogno dell'eroe che si faccia carico della battaglia di tutti gli altri, e ci sarà sempre il criminale che coagula la criminalità di tutti gli altri. E invece, guardate, nel 2006 ve lo ricordate, erano gli anni in cui Rina e Provenzano erano i grandi geni del male, ve lo ricordate in televisione, dico Rina, guardate, io Rina, non so se vi è mai capitato di vedere Rina, le deposizioni di Rina durante il processo, era il tempo in cui c'era il capo dei capi in prima serata, in cui ci facevano vedere questo Rina slanciato, quasi alto addirittura, che cavalcava con Bernardo Provenzano, discutevano allegramente, addirittura utilizzando il congiuntivo condizionale, participi passati, una cosa fantascientifica. Quindi bastava poi vedere Rina o leggerlo. Rina è uno che diceva, aveva tre comandamenti. Il suo uomo diceva che nella vita voleva mangiare carne, che in Sicilia è sintomo di ricchezza, soprattutto per le generazioni di Rina, cavalcare carne, che penso non abbia bisogno di spiegazioni, comandare carne. Cioè, noi stiamo parlando di un uomo che ha i suoi uomini,
dava come direttive di vita queste. Noi stiamo parlando di un uomo che, mentre preparava un attentato nella zona di Mondello, giù al mare, dovevano punire qualcuno che stava parlando troppo perché avevano il dubbio che si fosse pentito, che stesse facendo il doppio gioco. Qualcuno alza la mano durante una riunione di boss e gli dice: beh, ma Rina, non so come lo chiamavano, dottor Rina, ma adesso lo chiamavano, Totò l'hanno chiamato, Ucurtu, perché adesso per noi lo fa incazzare, anche perché io sono molto più alto di Rina, ve lo dico, quindi ho avuto l'occasione di confrontarmi. E gli ha detto: beh, ma rischiamo di ammazzare, ci sono le donne, ci sono i bambini. E lui ha risposto: e allora? E anche in Jugoslavia c'è la guerra e muoiono i bambini. Quindi noi stiamo parlando di una persona del genere, di una persona che poi, interrogato al processo, diventa tutta macchiata. L'avete mai visto Rina? Non so, andate a rivedere, guardate, c'è su YouTube, interrogato al processo Rina, diventa tutta macchia rossa. Sapete le macchie, quelle da imbarazzo? Io avevo un compagno di classe al liceo, Bubu, lo interrogavano in matematica, non riusciva mai a prendere più di due, e tutte le volte gli venivano fuori questa herpes improvvisa che durava fino alla fine della domanda del professore. Poi il 2006 era l'anno di Provenzano, guardate che con Provenzano, cioè, ci hanno martellato le palle con Provenzano per un anno intero, il fantasma di Corleone, dicevano: ah, imprendibile Provenzano. Io, quando hanno beccato Rina, pensare che Rina ha cambiato le sorti politiche di questo paese, dico, un mezzo dubbio ce l'avevo. Beh, no, si poteva pensare che Provenzano fosse veramente un intellettuale che probabilmente poteva essere la guida politica e spirituale di Rina. Quando hanno arrestato Provenzano io stavo facendo questo lavoro, quindi stavo insieme ad Antonio Ingroia, a Giovanni Impastato, stavamo preparando il lavoro. Provenzano l'hanno arrestato il giorno, voi non ci crederete, il giorno in cui io atterravo a Palermo. Quindi sono atterrato e pochi minuti prima avevano arrestato Provenzano. Ho avuto la fortuna di andare quindi subito nel suo covo insieme a Pino Magnacci. Pino Magnacci è un giornalista di cui parlo nel mio libro, che mi ha molto aiutato. Tra l'altro le minacce ci arrivavano in stereofonia, di solito arrivavano a lui e giù a Partinico 10 minuti dopo a me. E tra l'altro mi piace ricordarlo perché giusto ieri ha ricevuto delle gravissime minacce alla sua famiglia. E con Pino Magnacci siamo andati su alla Montagna dei Cavalli, sapete dove era stato Provenzano, qui che c'è la Montagna dei Cavalli, pensate, c'è un gioco, dico, di nomi e cognomi e infami che è incredibile. Andiamo su, dico, io Provenzano mi aspettavo che lo arrestassero dove? Nella Batcaverna, no? Il capo dei capi, provate a immaginarlo, no? E invece l'hanno arrestato in questa casupola tutta mezza sgarruppata che puzzava di merda, di capra, con il pentolino delle bitterbette, no? Perché sapete che lui doveva mangiare erba cotta e basta, perché aveva problemi di prostata. E quindi c'è già il boss che gli brucia il pisellino quando va a fare la pipì, dico vabbè, mi cadeva un po'. E poi quello che hanno ritrovato dentro il covo di Provenzano. Se voi guardate il verbale di perquisizione, tra l'altro nel libro lo riportiamo integralmente, è una cosa, cioè, ma sembrano gli oggetti di una degenza in una casa di riposo: ai biscotti senza zucchero, alla pasta, cioè, senza colesterolo, al caffè senza caffeina, e a una raccolta di santini. E tra l'altro la cosa che mi aveva colpito più di tutto era che aveva le musicassette, dico nel 2006 solo Provenzano ascoltava musicassette, quindi, e delle musicassette del Padrino, parte terza, che dico, ecco. Anche qui, guardate, è un po' come il lituano che viene a fare il lavoro alla Colonnese, cioè negli Stati Uniti, ispirati da Provenzano, fanno dei film sul boss e lui si ispira ai film che si ispirano a lui. Guardate che è una masturbazione di ispirazione, se ci pensate, incredibile. E poi l'ho trovato una raccolta delle musiche dei Puffi, ve lo giuro. Guardate. E allora ho detto: no, cazzo, se Provenzano ascolta i Puffi, allora qui bisogna andare in giro a raccontarlo. E cosa abbiamo fatto? Siamo andati in giro a raccontare, a leggere i pizzini, a raccontare di questa gente che nel rito di iniziazione, che è quando la ponciuta, quando vengono combinati, entrano in Cosa Nostra, giura ad esempio di arrivare, di dormire, di andare a letto la sera presto, di non fermarsi in osteria, di non andare a donne. Guardate, l'80% degli arresti dei latitanti è quasi sempre per una questione di donne. Tant'è che l'ultimo grande boss che dicono che sia in giro, Messina Denaro, è stato segnalato a Milano in un'informativa dei carabinieri. Viene segnalato a Milano non molto tempo fa, e uno dice: a Milano sarà venuto per l'Expo? No, è andato a puttane.
cioè è andato in un night di Milano. E poi giurano di non avere rapporti con le forze dell'ordine, che anche questo, pensando che probabilmente qualche traditore delle forze dell'ordine, probabilmente molto più di Provenzano e Riina, hanno segnato le sorti di questo paese. Abbiamo preso un clan e siamo andati in giro a raccontarlo. E la risata, cosa aveva di così magico? Che andare a Corleone, andare ad Alcamo, andare a Cinisi e raccontare i boss, faceva vivere una sensazione che è una delle più grandi soddisfazioni del mio lavoro. Che ho avuto, che era quella di raccontare nella loro pochezza i boss, avere la piazza che ride sguaiatamente e poi ad un certo punto vedere la gente rendersi conto che stava ridendo delle persone che in realtà erano lì a inquinare, a decidere della loro vita, dei loro figli, della loro economia, e ridere di persone che vivono sull'onore in realtà vuol dire in quel momento sbriciolarne, se ci pensate, la credibilità. E quindi era quello il momento magico in cui ci giocavamo tutto. E poi perché oggi la criminalità organizzata, adesso senza scendere troppo nei dettagli o fare troppa filosofia, è bravissima a comprarsi tutte le mediazioni, è bravissima a comprarsi i migliori avvocati perché ha i soldi per farlo in una fase giudiziaria, forse a condizionare anche i legislatori, è bravissima a comprarsi la coscienza dei giornalisti o forse addirittura degli editori per far sparire o per far manipolare delle notizie, e la risata era una mediazione, la risata è invece pancia, due persone uno davanti all'altro. Forse per questo anche il mezzo teatrale è un mezzo che loro non riescono a controllare. Io mi sono sempre chiesto che cosa fanno, comprano un arlecchino che vada in giro in tournée a difenderli, se ci pensate è improponibile. Cioè, siamo una categoria veramente troppo cialtrona per essere disposta a prostituirci per così poco, dico in generale, parlo degli attori teatrali. E allora su quella risata effettivamente noi ci siamo giocati tanto del nostro lavoro, senza inventarci niente, semplicemente magari venerando un po' meno Peppino Impastato e cercando di metterlo in pratica invece per quello che ci ha insegnato.